Sabrina, diciamo, a bocce ferme, come si suol dire, ha un alibi di ferro. Perché? Perché Sara Scazzi è uscita da casa e viene vista da più testimoni uscire da casa alle 14.30 e quindi viene vista da una vicina di casa, la mamma fa la denuncia e dice: mia figlia è uscita alle 14.30, ha ricevuto un sms dalla cugina che dovevano andare al mare e tutto quanto. Più altri testimoni la vedono uscire da casa alle 14.30. Ma se questo non dovesse bastare, perché in realtà il testimone, no, però sono già vari testimoni che dicono tutti la stessa cosa, ci sono gli sms, c'è una sequenza di sms dove lei poco prima gli dice alla cugina: senti, guarda che Mariangela ha finito di lavorare, metti il costume, vieni, o hai ricevuto il messaggio, e riceve un e lì ci sono i tabulati, cioè quindi quei tabulati parlano chiaro. Su questa cosa qui che cosa succede? A processo tutti, con quel meccanismo che voi avete sentito prima del dica di sì, tutti quelli che hanno detto 14.30 stranamente anticipano quasi di un'ora, di tre quarti d'ora, cioè risentiti, cioè sentiti tre giorni dopo, due giorni dopo, ripresi dalle telecamere perché c'era tutta la stampa: che ora avete visto? Alle 14.30, ci sembrava strano perché faceva così caldo, così caldo, una ragazzina sola il 26 agosto, no, e così tutto qua. A distanza di un anno, a distanza di due anni, quelle 14.30, e quindi l'alibi di ferro viene a cadere, dice: però ci stanno gli sms. Si arriva al paradosso per il quale Sabrina Misseri, quasi mentre, perché gli sms blindano la sua posizione, perché poi a quel punto lei gli manda l'sms, arriva Mariangela Spagnoletti, lei sta con Mariangela Spagnoletti, non può aver ucciso la cugina. Che cosa succede? Che gli sms, visto che sono un tabulato, non sono figli di un ricordo, seppur concordante all'inizio, diventa il fatto che Sabrina Misseri, mentre sostanzialmente quasi uccideva la cugina, si mandava gli sms da sola, come se fosse la Dea Kali che con due mani strozzava, con l'altro faceva squillo tutte le stelle. Per crearsi l'alibi. Per crearsi l'alibi, perché è una mente la dottorina, perché sorprende addirittura il fatto che lei ne manda due, guarda, vieni, poi addirittura dice: fammi creare un alibi ancora più forte. Oh, ma l'hai ricevuto? Insomma, così. Ma anche sulla sequenza degli sms, vedrete come entrano nel merito i PM, cioè nel senso, loro parlano di casa Misseri, dove noi siamo stati, lo vedrete, come se fosse la reggia di Versailles, cioè insistono più volte dicendo: ma lei non poteva dal bagno alla veranda dove aspettava sua cugina metterci solo 55 secondi, perché è un tempo che... Ma com'è possibile? Vediamo. E tutta la stampa l'ha riportata. Dopo l'arrivo del messaggio di Mariangela in cui conferma la gita al mare, Sabrina viene qui a prepararsi. Poi lei manda un altro messaggio a Mariangela Spagnoletti. 14, 28 e 40. Sto tentando in bagno. Sì. Lei alle 14, 28 e 40 sta in bagno. Bellissimo. Quando mi ha dato quel messaggio con lo smile, ho detto: sto tentando il bagno, mi sono messa lì a tentare, non ci sono riuscita. Vedo di un minuto mi sono alzata dal bagno e ho finito là. In che senso non ci sono riuscita, signorina? Da fare l'esigenza fisiologica che volevo fare, non l'ho fatta. Dopodiché fa questo percorso, prima del messaggio era in camera da letto insieme a mia madre. E io quando sono entrato ho visto che non c'era nessuno in cucina, sono andato in camera, era mia moglie e mia figlia che dormivano. Senta, poi lei fa un messaggio a Mariangela, 14, in cui lei gli dice: pronta. A che ora? Lascia andare a che ora. Quando lei dice pronta, dove sta? Non sto in bagno, non sto in bagno. Dove sta? Se non sbaglio sono stato uscito sotto la veranda. E com'è possibile che lei 55 secondi, alle 14.38 e 32 sta nel bagno ancora, si sta mettendo esattamente quelle cose, e alle 14.39 e 27 sta sulla veranda pronto? Guarda che l'infradito non devi allacciare niente, metti il piede nell'infradito e cammini, da cosa fare il bagno, guarda l'ingresso destro. Non ci vuole il suo bagno. E ha messaggio pronto. Mentre cammino. E arriva alle 14.39 e 27 secondi. Mentre cammino, infatti, domanda. No, lei ha detto stavo sotto la veranda, in altri verbali, adesso andremo a prendere, quando stavo seduta sotto la veranda. Allora, sono detto, non sarà così, io mi ricordo che il bagno è lo stato. Accusa, accusa.
spara il bagno di casa Misteri dalla veranda dell'ingresso. Per i PM non è plausibile che Sabrina sia potuta uscire dal bagno ed abbia potuto percorrere questo tragitto in soli 55 secondi. Sabrina, esce fuori in veranda. E aspetta qui l'arrivo di Mariangela e Sara. Allora, avete visto, noi gli abbiamo regalato 6 secondi, perché lì c'è uno stacco di camera, l'abbiamo cronometrato, ma per evitare, visto che c'è uno stacco, ci mettiamo 6. Capite che la verità processuale diventa, cioè, se noi facciamo questa verifica, perché non la fa il PM? Perché il PM, guardate, il ruolo del PM è valutare tutte le prove a carico, ma anche, diciamo, che possono scagionare una persona, cioè deve... Il suo ruolo non è quello di un'accusa, ma è di dire no, vabbè, non ci sono gli estremi, fine. Ma soprattutto non l'ha fatta nessun giornalista. Ma soprattutto non l'ha fatta nessun giornalista. È uscito che non c'erano i tempi di compatibilità. Io vorrei però... facciamo, vediamo. La clip è quella dei giornalisti. Ah, sì, quella di Avetrana, i media. Media Avetrana, quella lì. Tre. La... Tre. No, è quella... Sì, era quella, esatto. E uno dice, ah, forse non se ne sono occupati abbastanza. Hanno acceso i riflettori, hanno cominciato a individuare quali sospetti. Sembrava veramente un set di un film, insomma. Io ho questo ricordo di tutte le truppe in fila l'una dopo l'altra che occupavano praticamente tutta la strada. Saranno state, credo, una cinquantina di truppe, solo le truppe televisive e poi tutti i giornalisti. Avevi tremila persone che ti parlavano magari nello stesso momento e tu dovevi dare retta a tutti, no? Perché non è che potevi dire una mano cosa si fa. È stato un momento in cui c'era una guerra che sfida tra le varie trasmissioni, a chi si accaparrava prima l'intervista di mia sorella, chi prima quella di Zia Concetta, però erano proprio i giornalisti che avevano un comportamento strano. Dobbiamo smentire. Era diventata una situazione, diciamo, invivibile. E se ne fa questa foto? Io veramente non volevo far notare i miei ragazzi dal suo psicologo. Sarà stato così malettoso. Possiamo dire tu oggi. Sarà quanto tempo vi sposto ad aspettare? Aspetta, fino stasera. La televisione è stata... prendeva protagonisti secondari, tipo la vicina di casa, tipo persone che non c'entravano niente nell'omicidio. Io sono stata in quella casa, e prima, durante e dopo tutto questo problema qui. Sinceramente loro non mi hanno mai parlato. E questo porta all'esasperazione, no? di un sistema per cui porta le persone a voler parlare anche quando forse non hanno niente di importante da dire, porta le persone a dire forse cose che non sono vere pur di avere la possibilità di parlare dietro un compenso. Qualcuno ha fatto 2000 euro, quindi insulso, per un'intervista, per un esclusivo. Sì, diceva che avevano intestato il padre, ma io non capivo che cosa volesse dire lei, pensavo che gli aveva dato la colpa al padre. Però Sabrina diceva no, perché papà ha parlato e perché dopo tante ore si dice la verità. Perché anche lei era stata 2 giorni prima in caserma e dice che dopo 7 ore avrebbe detto che aveva ucciso Sara e dove l'aveva messa. Però non l'ho fatto, disse lei. E insomma, che cavolo dice, queste cose non si dicono. Indubbiamente è una vicenda in cui forse più che in altre l'aspetto mediatico non si è semplicemente limitato a fare da contorno, ma è diventato parte attiva delle indagini prima del processo fuori. E non dimentichiamo che i giudici popolari sono cittadini che vedono la televisione tutte le sere e che a un certo momento vengono sorteggiati e vengono a far parte della giuria, sono persone che hanno visto la televisione e oggi in televisione i processi vengono anticipati. Quindi un piccolo centro come Avetrana nessuno rinuncia ad essere
come avete visto, giornalisti ce ne sono stati, no? Quindi determinate verifiche che noi abbiamo fatto sugli atti, sui verbali, su queste cose qui, da un certo punto in poi erano possibili, eppure sono stati fatti da pochissimi, insomma, da questo punto di vista. Tra altre cose, voi avete visto che quella Anna Pisanocchi, quella che dice Sabrina mi ha detto questa cosa, in realtà poi stava spesso e volentieri in televisione, e sappiamo che in questa vicenda qui molti di questi testimoni sono stati pagati. Allora, se io divento un testimone importante, perché dico, tenete presente poi che vi segnalo che la puntata di Avetrana va in onda, se vorrete vederla, lunedì alle 21:25 su 9, c'è una replica. Il discorso è questo: tra le altre cose, quello che dice in quella situazione lì Anna Pisanò viene smentito poi nel documentario da Maria Lucia Monticelli, che era lì con Sabrina e con la Pisanò, e che dice assolutamente no, Sabrina Misteri non ha detto questo. Sabrina Misteri non ha detto, se io fossi stato al posto di papà non avrei mai detto la verità. Sabrina Misteri, come riportano Monticelli, così riportano Monticelli, e tra la Monticelli che fa servizio pubblico per chi l'ha visto e la Pisanò, francamente ho, per il tipo di indagini che ha fatto, ho modo di credere più a lei che non ad Anna Pisanò, e dice no, Sabrina Misteri ha detto papà è un debole, se messo sotto pressione dice quello che gli fanno dire, io viceversa se mi tengono sotto torchio anche 8 ore sempre la verità dico. Questo è quello che ci ha riferito più volte nell'intervista Maria Lucia Monticelli. Ora, questo è un meccanismo mortale, che quello diventa, come dice Emanuele Russo, che era da primo sospettato a movente, no? per la procura. Tra altre cose, il movente della gelosia poi decade in parte nel secondo grado, ma il movente che viene dato è che Sara Scazzi, che viveva là dentro, Sara Scazzi vive a casa loro, conosceva degli inconfessabili segreti della famiglia Misteri e quindi è stato ucciso per questo. Gli inconfessabili segreti della famiglia Misteri, la procura non ci dice quali sono, non si sa, sono talmente tanto inconfessabili che non si sa. Non hanno confessato. Però insomma, no, per concludere quello che... Barbara D'Urso l'ha scoperto, quali sono? Non l'ha scoperto. Quello che, per concludere, il punto è questo, che questo è stato un lavoro raro, sì, molto difficile da proporre, non è stato fatto dal servizio pubblico, non è stato fatto dal principale competitor, non è stato fatto dalla Sesto, è stato fatto su 9, noi ringraziamo, la Discovery, Discovery Channel, un grande gruppo, sarà tradotto all'estero, però come dire, no? È stato molto faticoso pensare semplicemente di far dire questo, cioè ci siamo presi la briga di ristudiare delle carte, boh, ci sono delle cose che la stampa non ha detto, cioè non... Cioè, noi ci siamo pure fermati prima da dire la magistratura ha operato male o bene, perché poi quello è un campo che non mi riguarda. Io ti dico, scopro che la stampa non ha reso conto di cose che, rimesse tutte in fila in una certa maniera, fanno cambiare radicalmente l'idea che sia sulla storia, e questo è stato confermato da centinaia di migliaia di tweet che sono stati fatti quella sera, cioè che dice, vabbè, vi siete convinti solo noi. Gente dice, scusate, di tu hai un tweet, di cosa dice... Questo documentario dovrebbe essere fatto vedere al servizio pubblico che ci chieda scusa per quello di Erba, per tutto quello che ci avevano raccontato, perché poi appunto anche quello che dice non me ne hanno parlato, me ne hanno parlato a strafotte, non mi hanno detto le cose principali che potevano completamente farmi cambiare idea, è un'informazione fortemente fallata. Quindi è difficile da dare, lo facciamo su 9 e per intimidirci ci chiedono 2 milioni di euro, noi siamo freelance. Capisci, no? Poi dopo siamo molto convinti che non glieli daremo, però è